Buonasera da Cucina Bevolutiva. Oggi prepareremo Spaghetti Carbumarola in Coppa. Un piatto start-up nel cambiamento di dieta onnivora vegetariana vegan verso il crudismo. Ci sono arrivate numerose lettere in cui ci si chiedeva un piatto molto semplice da preparare, dopo quello che abbiamo proposto fruttariano, e quindi oggi abbiamo deciso di preparare questa ricetta che è estremamente semplice. Per quanto riguarda l'attrezzatura, ci occorre una fetta verdure che tagli a spirale. Useremo la lama specifica per creare gli spaghetti, un pelapatate e un frullatore. Un set da bagnomaria per eventualmente, operazione quindi facoltativa, riscaldare gli spaghetti a una temperatura non superiore ai 42 gradi. Per quanto riguarda gli ingredienti, ci occorrono 2 zucchine campane, 4 pomodori da sugo ben maturi, oppure pomodori San Marzano sempre ben maturi. qualche bella foglia di basilico fresco, un cucchiaino di cipolla disidratata che noi abbiamo già reidratato, Un pizzico di peperoncino, meno peggio il peperoncino rispetto al pepe che vorrebbe la ricetta tradizionale. un pizzico di sale, più che mai facoltativo. Se lo volete usare come condimento, olio extravergine d'oliva spremuto a freddo. Sempre facoltativo, parmigiano crudista di cui vi riportiamo sotto le info di questo video il link per poterlo preparare. Iniziamo con la preparazione. Tagliamo l'estremità delle zucchine in modo tale che poi riusciremo a posizionarle meglio nell'attrezzo per tagliarle a spaghetti. Priviamo con il pelapatate le zucchine della buccia. Se non avete la fetta verdure che taglia a spirale, potete proseguire a tagliare le zucchine creando delle fettuccine che comunque si avvolgeranno molto bene attorno alla forchetta. Questa è la porzione di spaghetti che abbiamo ricavato. Con tutti gli scarti si possono preparare delle buonissime ricette: burger di zucchine, hummus di zucchine e anche un buonissimo purè di zucchine. Passiamo alla preparazione della salsa a questo punto. Questa che stiamo facendo è un'operazione in realtà facoltativa. Se vogliamo fare, diciamo, una traduzione piuttosto letterale della pumarola classica, allora priviamo i pomodori della buccia, dei semini e della mucillagine per non rendere il sughetto troppo liquido. Potete anche scegliere di tagliare a pezzi i pomodori, di frullarli e poi eventualmente di passare il tutto al colino se dovesse risultare troppo liquido. Una volta tolta la pellicina ai pomodori, li dividiamo in 4 parti. Togliamo semini e mucillagine. Mettiamo i pomodori all'interno del contenitore del mixer, assieme a 2 o 3 foglie di basilico fresco, la cipolla disidratata, reidratata, il pizzico di peperoncino, il pizzico di sale, se lo usate, un filo d'olio e siamo pronti per frullare. La salsa di pomodoro è pronta, ora non ci rimane altro che amalgamare bene gli spaghetti e servire il piatto. Mettiamo un po' meno di metà della salsa negli spaghetti e amalgamiamo. Quindi aggiungiamo un buon mestolino di pumarola sugli spaghetti e al centro qualche fogliolina di basilico. Giro d'olio finale. Se volete potete aggiungere il parmigiano pecorino raw, di cui vi mettiamo sotto le info di questo video il link. Noi abbiamo saltato il passaggio del riscaldamento degli spaghetti a bagnomaria, ma nulla vieta di farlo, come abbiamo detto all'inizio. Potete anche non privarvi della gioia di saltare gli spaghetti in una padellina posta sopra il tegamino con dell'acqua. Bene, gli spaghetti alla pumarola e al pomodoro sono pronti. Buona cucina bioevolutiva a tutti e alla prossima videoricetta!